Sette reti ed un test, parole dello stesso Giancarlo Favarin nel post partita, che ha messo in evidenza incoraggianti miglioramenti rispetto alle precedenti esibizioni estive. Vittoria per 7-0 della Fidelis nell'amichevole giocata ieri pomeriggio al Sant'Angelo di Ricchi contro l'Audace Barletta, matricola del prossimo campionato di eccellenza pugliese. Padroni di casa senza gli indisponibili D'Andrea e Iorio, entrambi portieri, e il centrocampista Montemurro. Tra i pali c'è Graziano Belladonna 2000, attualmente in prova. A sbloccare il risultato intanto ci pensa, prima del quarto d'ora, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Ciro Cipolletta, fresco di rinnovo del suo contratto con l'Andria, ufficializzato poi proprio dopo la partita con l'Audace. Splendido il raddoppio realizzato con una sventola dalla distanza di Palombo. Successivamente invece entra in scena l'attaccante Palazzo, il biancazzurro più prolifico del precampionato andriese. Prima firma l'acuto del 3-0, poi completa il poker con la personale doppietta. La cinquina invece arriva prima del riposo ed è opera di Banegas. Molto bella la sua soluzione su calcio piazzato. Nella ripresa spazio alla solita girandola di cambi. L'Andria va a segno altre due volte. Il 6-0 lo realizza Kosnic con un colpo di testa. Il 7-0 è di Matti Cristaldi. Quello con l'Audace era di fatto l'ultimo test prima del battesimo ufficiale, fissato per domenica alle ore 20:30 al Degli Ulivi contro il Bitonto nella sfida secca del primo turno di Coppa Italia di Serie D. Molto intensa infine sarà la prossima settimana per i biancazzurri. Martedì sera alle ore 20 la centralissima Viale Crispi ospiterà la presentazione ufficiale dell'Andria. Giovedì test amichevole con il Barletta. Domenica 1 settembre l'atteso esordio nel campionato di Serie D a Vallo della Lucania contro la Gelbison. Il momento di cominciare a fare sul serio, insomma, è ormai dietro l'angolo.